Buonasera, buonasera cari concittadini sammichelesi, buonasera. Grazie per essere nuovamente intervenuti qui in questa piazza, gremiti, carichi di entusiasmo, carichi di voglia, proprio come noi, perché ormai per le vie, per le case, per le piazze si respira quest'aria nuova, si respira la voglia che è l'unica alternativa, l'unica proposta seria, valida, onesta e trasparente è sicuramente quella della lista San Michele Giovane. Mi sono sentito in dovere oggi di fare questo comizio pubblico per due motivi fondamentali. Uno è perché noi siamo questi, non abbiamo nulla da nascondere, non temiamo confronti, non abbiamo alcun timore reverenziale e non ci nascondiamo di fronte a nulla, siamo trasparenti, limpidi, siamo noi, siamo esattamente come voi. E poi perché era sicuramente dovuta una risposta al comizio fatto dalla lista Nuove Idee per il Comune domenica scorsa. Ecco, opinione forse un po' larga è stata quella di un comizio un po' basso, dai contenuti un po' miseri. Ecco, io non vorrei soffermarmi troppo sulla protesi, accetto dottore Scirè con gioia la sua satira, il suo umorismo, però rassicuro tutti che non ho nessuna protesi. I miei genitori sin da piccolo mi hanno insegnato a salutare tutti, dal più piccolo e soprattutto il più anziano, con affetto. E cosa costa un sorriso? Sicuramente deve forse ricredersi chi da cittadino sanmichelese non degna nemmeno di uno sguardo i propri concittadini. Però una parentesi un po' più ampia la vorrei fare per quanto riguarda l'interesse politico, con l'allusione ai trasferimenti. Vede, se questa è la sua teoria, se questo è il suo modo di pensare, io esprimo la mia piena solidarietà innanzitutto per i due candidati che sono nella sua lista. Come lei ha detto che bisogna disfare le valigie, dobbiamo riportare i nostri giovani a San Michele e poi critica coloro i quali, pur rispettando delle leggi nazionali che consentono uguali diritti a tutti i cittadini, la possibilità di rientrare nella propria terra. Io vivevo nella capitale, avevo una casa, l'ho venduta, perché? Perché amo il mio paese, perché io voglio vivere qui, perché io sono San Michelese, perché la mia capitale è San Michele di Canzania. Forse qualcun altro che non è residente in questo paese e qualcun altro che non paga le tasse qui, ma io lo faccio e sono fiero di questo. Io non ho bisogno di nessuna patente per la mia candidatura a sindaco, potevo benissimo candidarmi come consigliere comunale, così come ho onorato questi 5 anni da consigliere di minoranza. Voglio mettere me stesso, voglio mettere la mia faccia, la mia disponibilità al servizio della mia comunità. Forse è lei che ha detto, quasi come un sacrificio, la sua candidatura a sindaco di questo paese. Grazie. Come se noi sanmichelesi non avessimo nessuna figura indipendentemente da me da esprimere, che abbia le potenzialità, che abbia le credenziali, che abbia le capacità di poter governare con dignità, onestà ed onore il proprio paese. Noi sanmichelesi ci distinguiamo per la nostra aggregazione, per la nostra collaborazione. La nostra forza è l'unione, è la collaborazione. Non abbiamo bisogno di chi vuole dominare tutto e tutti. Poi volevo pure citare il discorso relativo alla mancanza di dialogo con le istituzioni. A questo non ci sto. Io sono un umile servitore della mia patria. Io insieme a qualcun altro della nostra lista siamo a contatto quotidianamente con le istituzioni. Noi riteniamo che il dialogo con le istituzioni,
qualsiasi sia il colore politico, destra, sinistra o di centro, qualsiasi sia il personaggio politico, per l'onore e la carica che riveste, sicuramente non penso che possa esimersi dal dare sostegno economico, morale o sociale a qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore politico. Noi riteniamo che il dialogo sarà preso nelle sedi e nei momenti più opportuni e non in luoghi privati o soltanto sotto la campagna elettorale. Lei eventualmente deve provare a spiegare a coloro i quali l'hanno sostenuto 5 anni fa, ha distrutto quella che io stesso gli indicai come una squadra veramente apprezzabile. Glielo dico io qual è la verità, perché lei non è stato in grado di dirlo. Lo deve dire soltanto la sua, l'interesse politico e l'ambizione per forza ad avere la poltrona di sindaco del nostro. Adesso è il momento di parlare dei nostri progetti. Ci hanno accusato di non avere progetti. Io credo che questa è da smentire, questa affermazione, perché noi nel comizio precedente abbiamo parlato quasi esclusivamente dei nostri progetti. Adesso voglio soffermarmi ed entrare nel merito di alcuni progetti a cui ci tengo veramente molto: corsi per i bambini, riqualificazione urbana, centri di aggregazione, innovazioni tecnologiche. Vedete, quest'anno è stato avviato, è stato dato un input a dei corsi di tennis, di calcio, di musica. Veramente veder gioire, giocare, divertirsi, aggregarsi, collaborare le famiglie e i giovani, i figli del nostro paese è stata una cosa veramente magnifica, splendida. Le associazioni sportive insieme ad alcuni genitori hanno collaborato per realizzazione di tutto questo. Ecco, noi dobbiamo partire proprio da lì, dobbiamo avere la forza, tutta la volontà, dobbiamo metterci tutti noi stessi affinché possiamo realizzare questi progetti per raggiungere 3 obiettivi. Innanzitutto distogliere i nostri figli dall'ozio, dall'emarginazione sociale, dare la possibilità alle associazioni locali, sportive e culturali in genere di crescere insieme a noi. E soprattutto permettere ad alcuni giovani del nostro paese di poter assumersi la responsabilità di seguire dei bambini in dei corsi e quindi dargli la possibilità di responsabilizzarsi e di avere, perché no, un piccolo sostegno economico. Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, ecco, una voce che in questi giorni ho sentito in parecchie vie, in parecchie strade, in parecchie case, è quello di un po' di degrado per quanto riguarda le strade, certi rattoppi, certa erbaccia. Ecco, noi dobbiamo curare pure questi particolari, monitorare, attenzionare costantemente, quotidianamente queste problematiche e insieme agli uffici competenti sicuramente troveremo tutte le soluzioni per dare il giusto decoro, per dare gli interventi necessari ad una riqualificazione del nostro centro abitato. E in quest'ambito volevo citare pure alcune strade rurali che necessitano assolutamente di un intervento. Mi riferisco a Sanditta, a Gatta, eccetera. Non possiamo permettere che i nostri proprietari terrieri non riescano nemmeno a raggiungere i nostri poderi. Dobbiamo cercare di aggrapparci a tutte le progettualità, perché noi, cantieri scuola, a tutto ciò che consenta ai nostri proprietari, ai nostri agricoltori e contadini di poter continuare a svolgere la propria attività con le condizioni logistiche necessarie. Paralizzare o bloccare una delle attività principali della nostra comunità, quale l'agricoltura, significherebbe ancora di più bloccare e offuscare e paralizzare l'economia già disastrata della nostra comunità. Ribadisco ancora una volta il pieno coinvolgimento con le istituzioni scolastiche e religiose, continui dialoghi, unione, collaborazione per favorire, crescere e continuare a credere in tutti i progetti scolastici, in tutti i progetti che verranno dettati e che verranno concordati con la parrocchia locale.
ingressi per i bambini, manifestazioni e giornate culturali e sociali saranno sicuramente la nostra arma. Noi ci batteremo per tutto questo. Dobbiamo ridare l'entusiasmo, la forza, la grinta alla nostra popolazione. In tale ambito, poiché uno dei nostri progetti è stato assolutamente quello di poter sfruttare al massimo tutte le strutture pubbliche, perché una struttura comunale è una struttura che appartiene ai cittadini ed è giusto che venga sfruttata, creeremo centri di aggregazione per i giovani, creeremo un centro di aggregazione per i nostri anziani che meritano tutto il sostegno morale, l'affetto e la collaborazione dell'amministrazione. Una democrazia è sicuramente quella dove l'informazione sia resa più trasparente possibile. È un diritto dei cittadini, è un dovere della pubblica amministrazione informare la propria cittadinanza di tutta la propria attività amministrativa. In tale ambito, uno sviluppo delle innovazioni tecnologiche con un aumento delle aree wifi, con l'aumento della struttura portale, sicuramente permetteranno di aderire, permetteranno di entrare e di trovare le progettualità locali, nazionali, europee e online che possono consentire ai nostri giovani, che possono consentire alle imprese, alle associazioni la possibilità di concorrere, di aderire a queste progettualità. Non dobbiamo permettere di farci sfuggire nulla, non è il momento e dobbiamo contribuire tutti noi in questo, a partire dall'ente comunale, dalle associazioni, da noi cittadini e da tutti quanti. Noi, vedete, ci presentiamo così. Siamo carichi veramente di entusiasmo, abbiamo voglia di iniziare, abbiamo voglia di poter essere al servizio della nostra comunità sin da subito. Ecco perché credo che sia questo chi riveste delle cariche politiche o istituzionali, essere al servizio della comunità e non eventualmente viceversa, servirsi della politica per fare i propri interessi personali. Noi non accettiamo questo. Questi non sono i nostri propositi e guai a noi chi si permette di pensare questo. Grazie.